Oggi ho come ospite, come potete vedere, il mio direttore Amelia Tomasicchio. Ciao Amelia. Perché Ciao Marco, grazie. il Cryptonomist ha raggiunto un traguardo davvero notevole, permetteteci di fare un po' di pubblicità al Cryptonomist, però prima di dirvi di cosa si tratta, lascio la parola a Amelia così lo dice lei. Allora, qual è il traguardo che abbiamo raggiunto? Allora, da qualche giorno Cryptonomist segna 1 milione di visite mensili, tra l'altro tra il 1 febbraio e il 28 febbraio, quindi un mese tra l'altro più corto, no, se vogliamo, rispetto agli altri, e 2 milioni di pagine viste, quindi ogni persona ha aperto il sito più di una volta, insomma, ciascuno. Quindi ovviamente questi numeri probabilmente sono dovuti anche alla Bitcoin, come sappiamo, no? Le visite anche su Google aumentano in funzione del prezzo di Bitcoin, però durante altri precedenti rialzi magari non eravamo riusciti a raggiungere questi numeri, quindi comunque un nuovo traguardo che tra l'altro stiamo segnando a pochi giorni dal terzo compleanno di Cryptonomist, perché ricordiamo che è stato fondato il 21 marzo del 2018, quindi ora sono 3 anni quasi che Cryptonomist è online, quindi insomma festeggeremo anche a breve il compleanno, per cui è sicuramente un regalo in più anche, no, per noi stessi come realizzazione, ecco, del progetto che insomma sta prendendo una piega sempre più importante, quindi ovviamente è bene avere insomma anche dei, no, dei nuovi traguardi, capire un po' come sta andando il business d'altronde. Tra l'altro, non solo è la prima volta che in un mese Cryptonomist supera il milione di visite, però rispetto a quello che era più o meno la media dell'anno scorso, del 2020, è comunque un enorme passo avanti. Sì, abbiamo fatto, non dico il doppio, ma quasi. Abbiamo fatto quasi il 100%, ma anche rispetto a qualche mese fa. Quindi è stata una crescita comunque piuttosto veloce, ecco, se vogliamo. Ma mentre ci sono, volevo chiederti, secondo te è dovuto sicuramente, no, all'enorme attenzione, l'abbiamo visto anche su Google Trend, eccetera, ma è dovuto in particolare all'interesse su Bitcoin oppure sull'intero sistema, l'intero ecosistema cripto? Ma gli articoli che generano più interesse, è inutile dirlo, sono quelli su Bitcoin. D'altra parte l'abbiamo visto insieme anche qualche giorno fa, non so se ti ricordi Marco, ma su Google Trend Bitcoin fa più del doppio, del triplo di Ethereum, no? O anche di altre criptovalute. Quindi sicuramente gli articoli su Bitcoin sono quelli anche piazzati meglio, più letti. E quindi l'attenzione, no, che si riversa su Bitcoin viene appunto di conseguenza su Cryptonomist. Per cui sicuramente anche l'attenzione maggiore a Bitcoin su Cryptonomist sta premiando. Purtroppo alla fine sì, Bitcoin è la criptovaluta più in voga, più conosciuta. Per cui quella più mainstream, se vogliamo, per cui sicuramente concentrarsi su questa criptovaluta più presa sull'audience che è piuttosto concentrarsi su progetti, tra virgolette, di nicchia, perché appunto secondo Google ancora la DeFi piuttosto che altri progetti non hanno le stesse visite di Bitcoin, quindi sicuramente il fatto che il prezzo di Bitcoin sia salito così tanto ha influito non poco nelle ricerche e di conseguenza anche la nostra attenzione a parlare più di Bitcoin che magari di altri progetti. Invece, un'altra domanda di cui io forse so già la risposta, ma te la faccio lo stesso per il pubblico, sono proprio i prezzi, proprio l'attenzione speculativa che porta questi incrementi.
Sì, assolutamente, ma ne abbiamo anche parlato su Cryptonomy stesso. Nel momento in cui il prezzo di Bitcoin sale, così salgono anche in percentuale le visite su Google Trend, quindi su Google, della ricerca appunto per Bitcoin. Quindi va di pari passo. Probabilmente è un po' il gatto che si morde la coda, nel senso che non sai bene, no? Se è perché Bitcoin sta salendo o perché insomma la gente cerca di più che Bitcoin sale, però di fatto c'è una stretta correlazione tra il prezzo e le ricerche su Google. Quindi, in poche parole, c'è interesse sui progetti, sulla tecnologia, però purtroppo siamo ancora in una fase in cui l'interesse superficiale sui prezzi è non approfondito nei confronti di ciò che ci sta sotto. Assolutamente. Considera un esempio banale, se facessimo un magazine solo e esclusivamente dedicato alla DeFi o comunque ai nuovi progetti che stanno nascendo, probabilmente non faremmo le stesse visite che facciamo ora, perché appunto la parola chiave più cercata nel mondo cripto è Bitcoin. Quindi se non ce ne siamo accorti sulla nostra pelle anche qualche mese fa, un anno fa, quando appunto stavamo cercando di dedicarci più alla DeFi, ai progetti di nicchia appena nati, cioè ai nuovi trend, e ci siamo resi conto che non facevamo le stesse visite che su Bitcoin, ma è anche normale, no? Tu magari cerchi, che ne so, Apple e non l'ultima marca di computer appena nata. Insomma, la SEO alla fine funziona così. Ma d'altra parte è anche interessante perché, insomma, la persona che si avvicina ora alle criptovalute di solito si avvicina a Bitcoin. Quindi in questo modo possiamo intanto catturare la sua attenzione perché approfondisca appunto Bitcoin, e poi ovviamente sul giornale trova anche altri argomenti, la DeFi, Ethereum, le altcoin, insomma le interviste, eccetera, eccetera. Però l'attenzione maggiore viene sicuramente da Bitcoin e di recente anche da Elon Musk, qualsiasi cosa dica fa notizia. Ecco, ma sempre a proposito di questo, tu per caso hai notato se questo aumento di traffico è dovuto a nuove persone che entrano in questo mondo, cioè i newbie che si interessano perché il prezzo di Bitcoin sale alle stelle, o più o meno sono sempre gli stessi che vanno e vengono nel corso del tempo? No, una grossa percentuale del pubblico è la persone che non ci hanno mai letto. Quindi comunque questo fa bene, no, al giornale, perché vuol dire che acquisisce un pubblico sempre più eterogeneo. Quindi diciamo che siamo quasi al 50-50 tra utenti nuovi e quelli di ritorno. Per cui ovviamente da entrambe le parti è una buona notizia, no? La gente fidelizzata continua a leggerci. Dall'altra parte abbiamo sempre più lettori nuovi che appunto si interessano a Bitcoin o comunque ci stanno scoprendo in questo momento, e quindi stiamo facendo più visite anche per questo. Che tra l'altro secondo me potrebbero anche aumentare, nel senso che in realtà le persone che poi ancora ad oggi in Italia, so, poi Cryptonomist non è solo in italiano, però una certa fetta è di lettori italiani che si sono già interessati a Bitcoin sono ancora probabilmente pochi rispetto al totale della popolazione, quindi la potenzialità di crescita è ancora notevole a questo punto. Sì, visto che l'hai detto, ricordo appunto che Cryptonomist è anche in inglese e attualmente stiamo facendo, diciamo, il 30% di letture all'estero, quindi dalla Svizzera, dall'America e in Europa in generale. Però sì, alla fine noi siamo ben piazzati sull'italiano, anche perché lì riusciamo, no, ad avere le notizie in anteprima.
Banalmente scriviamo tutti in italiano, no? L'inglese sono delle traduzioni, quindi ovviamente è curata molto di più la parte italiana, però anche quella in inglese appunto sta crescendo, arriva anche a picchi del 40%, quindi comunque è sicuramente una fetta non da trascurare. Ma io ho saputo che c'è anche una novità che ti riguarda personalmente molto interessante di Forbes Italia, perché ti ha incluso tra i cosiddetti 100 number one dei giovani leader del futuro italiani del 2021. Esatto, proprio oggi, tra l'altro in occasione della festa delle donne, l'8 marzo, mi hanno appunto dato questa bella notizia, io non lo sapevo, l'ho letto per sbaglio su LinkedIn che qualcuno cominciava a farmi complimenti e quindi sì, sono stata aggiunta in questa lista dei 100 imprenditori, giovani leader, la chiamano, del futuro, su Forbes Italia. Ovviamente sappiamo che fondamentalmente si è scelti in base al passaporto, quindi appunto io sono eleggibile soltanto in Italia, insomma, nonostante non vivi in Italia da tempo. E, comunque niente, insomma, è sicuramente un grande riconoscimento e tra l'altro mi sono arrivate tipo 100 richieste di amicizia su Facebook, Instagram, idem, cioè un bordello assurdo. Quindi sì, un altro modo, insomma, per un altro riconoscimento, no? Che fa bene tutto sommato anche a Cryptonomy stesso. Sì, tra l'altro non è una classifica che riguarda solo il mondo online oppure solo il mondo delle criptovalute, è una classifica generalista in cui tu rappresenti il settore cripto italiano. Sì, no, anzi, penso di essere l'unica del mondo cripto, e tra le uniche cinque del settore media. Quindi mi hanno inserita come media italiano di fatto, come rappresentante di Cryptonomy in sostanza. E penso di essere l'unica appunto del mondo cripto. Ci sono anche categorie tipo, mi pare, sport, food, insomma, cose che non c'entrano assolutamente niente con il nostro mondo, quindi a maggior ragione non stiamo parlando dei 100, che ne so, media crypto o comunque dei 100 influencer crypto, ma in Italia in generale, in tutti i settori, quindi sono contenta. Quindi tu ritieni che sia proprio un po' il Cryptonomist, il lavoro per il Cryptonomist che abbia portato questo riconoscimento? Sì, assolutamente. Infatti, appunto, sono stata inserita nella categoria media, quindi, insomma, è un riconoscimento per il giornale in generale. Poi, appunto, la classifica è ad personam, non è l'azienda che viene citata, ma è la persona. Come direttore sono stata citata io, ma comunque, è sicuramente grazie al giornale, anche perché, insomma, io comunque in generale curo molto i miei social, faccio molte interviste, però di fatto la cosa con cui sono più riconoscibile è Cryptonomist. Quindi, anzi, ti devo ringrazio anche te come contributor che probabilmente ha scritto più articoli su Cryptonomist da quando è stato fondato. Quindi, grazie in generale a tutto il team e anche ai lettori, perché alla fine. Se siamo diventati noi in questi anni così importanti, riconosciuti da ottenere anche questi, diciamo, premi, sicuramente grazie ai lettori che ci scelgono ogni giorno. Tra l'altro, il Cryptonomist tra i media cripto italiani è quello che ha la redazione più grande, probabilmente. Sì, che io sappia, anche di giornali proprio specializzati sulle cripto, siamo quelli con più visite in Italia e in lingua italiana. Poi ovviamente ci sono le riviste magari generaliste, no? Che poi parlano anche di Bitcoin, magari non so, il Sole 24 Ore fa più visite di noi, ma nello specifico sulle cripto siamo quelli con più letture. E io ho saputo anche che stai anche scrivendo un libro. Sì, esatto, sto scrivendo un libro che penso che uscirà questa estate più o meno,
o settembre, ottobre, qualcosa del genere. Ed è un libro sul marketing digitale nel settore della blockchain, quindi rivolto a un pubblico di startup che vogliono avviare la propria comunicazione. E ovviamente si tratta di startup nell'ambito delle criptovalute o comunque di influencer che volessero entrare in questo settore o comunque di non so, persone che si occupano già di marketing, ma che ora magari sono state appena assunte da un'azienda blockchain. Più o meno questi sono i target e le idee che mi vengono in mente per un potenziale pubblico, insomma, questo è. E tra l'altro non sarà autoprodotto, nel senso non è come sai su Amazon che te lo paghi tu, te lo rileghi tu, eccetera, eccetera, ma è con una casa editrice italiana che si chiama Maggioli, e quindi insomma, è edito da loro, non è una cosa autoprodotta. E mi sembra giusto, vabbè, citare la coautrice che è Silvia Jones, perché il contratto, insomma, il libro sarà firmato da entrambe. E anche lei è molto conosciuta nell'ambito cripto, sicuramente. E io vorrei aggiungere una cosa che secondo me spesso non traspare da chi magari ci legge o ci segue. Credo che si sia capito anche da quello che ha appena detto Amelia, che in questo settore noi professionisti ci dedichiamo parecchio, ci lavoriamo parecchio, ci spendiamo tantissimo, tantissimo tempo, tantissimo impegno, proprio perché da fare in questo momento ce n'è ancora davvero, davvero, davvero tanto. Infatti noi siamo molto, molto impegnati, Amelia ne è un esempio, tutte le cose che sta facendo, ci metto anche del mio, e quindi il settore cripto italiano sta crescendo anche perché ci sono alcuni professionisti che ci si stanno dedicando e stanno producendo molto lavoro. Assolutamente, sì, assolutamente. Quindi anche in Italia, insomma, ci siamo ritagliati la nostra fetta di mercato, magari all'estero è ancora più evidente, no? Ma in Italia, soprattutto nell'ultimo anno, vedo che chiunque sa di Bitcoin, più o meno, ovviamente, per sentito dire quantomeno. Ricordo comunque che Cryptonomist è un giornale in lingua italiana e inglese, ma è un giornale svizzero. Infatti, l'indirizzo del sito è cryptonomist.ch, è la sede, è a Lugano. Esatto, sì, infatti io non vivo in Italia da un po' di tempo, come dicevo prima. Smart Sì, noi la redazione è un po' sparsa per tutta Italia, anche all'estero. working, proprio siamo l'esatto esempio di smart working anche prima del Covid. Noi abbiamo fatto sempre solo 100% di smart working. Credo che ci siamo visti una volta con la redazione di tutte le persone. Verissimo. E invece per quanto riguarda eventuali novità o cose particolari che riguardano il Cryptonomist, oltre al fatto di essere un giornale online. Ma di recente, in realtà è avvenuto quest'estate, ma abbiamo acquisito un e-commerce che è thecryptomerch.com, lo trovate il link nel menu di Cryptonomist stesso, e vendiamo tutto il merchandising relativo a Bitcoin e altre criptovalute, Ethereum, Zillica, eccetera, eccetera, e quindi si tratta di un negozio online dove comprare tazze, magliette e via dicendo. E sta andando veramente alla grande in questo periodo. Infatti io mi devo dividere spesso tra ordini di anche 50 al giorno sull'e-commerce e ovviamente il lavoro di redazione. Bene, grazie Amelia. Secondo te, possiamo rifare questo video quando arriveremo, si spera, a 2 milioni di visite o a 10 milioni? Dai, a 5, una via di mezzo. A 5 milioni facciamo un altro video. Perfetto. Tra l'altro, come ripeto quello che hai detto tu prima, il 21 di marzo, tra pochi giorni, il Cryptonomist compie 3 anni, 3 anni che ci lavoriamo e i risultati si vedono. Vabbè, insomma, si erano già visti prima, però questi, cioè, quando puoi dire 1 milione di visite al mese, in effetti la soddisfazione è davvero notevole. Grazie Amelia. Vero, grazie, ciao Marco. Ciao a tutti.